Ed eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Prosegue la maratona Donne e Lavoro, questa giornata completamente dedicata alle donne, soprattutto in questo momento estremamente delicato e soprattutto forse difficile, è la parola più precisa per l'Europa e per tutto il mondo, visto che stiamo vivendo in tempi letteralmente di guerra. Faremo il punto su alcune domande molto molto precise proprio questo 8 marzo 2022 in compagnia di Claudia Parzani, partner di Linklaters. Buon pomeriggio, grazie mille per essere con noi e naturalmente ben ritrovata. Buon pomeriggio a tutti e grazie mille a voi per avermi con voi. Senta, lei è impegnata e appassionata da sempre di temi di diversity e ha sostenuto alcune iniziative per lanciare le donne nella business community, se vogliamo dirla così. Ci racconti, ecco, delle sue esperienze e soprattutto dei risultati ottenuti per le donne? Allora, le esperienze sono sicuramente tante. Ho iniziato molti molti anni fa, circa 15 anni fa direi, quindi quando il tema femminile non era sicuramente uno di quei temi che era nell'agenda di tutti. Continuo, ho sempre continuato, ho fatto molte cose per donne che dovevano inserirsi nei consigli di amministrazione, come lavorare per una scuola che abbiamo fondato con Valore D, ho presieduto l'associazione di Valore D, ho fondato Network, come questo network abbiamo Black Pattern Linklaters che esiste da moltissimi anni. Da molti anni sono madrina di Inspiring Girls, che è un'associazione che abbiamo creato, portato dall'Inghilterra molti anni fa e che consente di lavorare sul tema del cambio culturale sulle più giovani. Quindi diciamo che ho coperto donne in una scala temporale di età molto diversa. Se oggi posso scegliere, mi concentro sempre, sono stata nel board del Politecnico molti anni, dove quindi c'era il tema ovviamente delle donne STEM. Se posso scegliere, oggi mi concentro sulle più giovani. Penso che bisogna lavorare sui temi culturali, quindi bisogna partire molto molto presto per poter avere un impatto. Assolutamente sì, poi lei ha detto una parola chiave, STEM, tra poco ci torneremo. Prima chiedo una mano alla regia se può mostrarci il cartello numero uno, giusto per capire quale sia la situazione sul mercato del lavoro in Italia. Ovviamente il tasso di disoccupazione generalizzato è all'8,8%, bisogna dire c'è un certo miglioramento per quanto concerne l'occupazione femminile, attualmente al 50,5%, però l'Italia è ancora in fondo alla classifica UE per quota di donne con elevata istruzione, attualmente si trova al 20%. Per tasso di occupazione femminile in netto miglioramento, ci tengo ovviamente a ribadirlo, nonostante il 62,5% in Europa, e poi vediamo anche altri dati che per esempio sono in netto miglioramento, per esempio tasso di occupazione femminile rispetto al 2020 e nel terzo trimestre 2021 contro il 67,5% invece del tasso di occupazione maschile, quindi anche qua siamo notando una differenza importante. Crede che la base del problema occupazione femminile in questo senso è proprio l'istruzione o ci sono anche altre ragioni a suo avviso? Sicuramente l'istruzione è un tema rilevantissimo. Credo che a monte stia il tema della cultura, no? Perché le giovani donne, perché le ragazze studiano materie più classiche, dove stiamo come nel mondo degli stereotipi, no? Siamo ancora in un contesto di stereotipi dove alle bambine viene detto che non sono bravi in matematica o non sono portate o non vengono spinte verso carriere che siano fortemente digitali o che siano fortemente legate appunto al mondo dell'ingegneria e della matematica. Quindi questo tema, che è un tema di stereotipo, è un tema culturale, lo portiamo poi nelle scelte della scuola. Portiamo ovviamente anche un altro tema culturale, che è quello che ti invitano sempre a trovare dei lavori che siano molto ben conciliabili con la tua vita personale, no? Quindi io studiavo giurisprudenza e mi veniva detto: ah, che bello, potresti fare il notaio, così lavori mezza giornata. Cioè, qua non è che nessuno dice puoi fare l'avvocato d'affari, no? Perché ovviamente l'avvocato d'affari dà un'idea di un contesto più aggressivo, più competitivo e anche ovviamente più complicato da gestire rispetto alla vita personale. Ecco, qua secondo me si sviluppa tutto il problema, partendo quindi dalla scuola, proprio partendo dalla famiglia, dalla scuola, ed è il motivo per cui dicevo bisogna partire con le giovanissime, bisogna farle sognare, bisogna mostrare loro modelli di donne che stanno in settori assolutamente non, diciamo così, meno ovvi agli occhi di tanti. Ogni tanto insegno nelle scuole medie. E
le risposte dei bambini sono ovviamente lo specchio della nostra società, no? Quindi quando un bambino ti dice perché lei deve lavorare così bella? Oppure perché deve fare un lavoro così faticoso, un lavoro da uomo, no? Quindi lì ci sono tutto quello che è il nostro bagaglio culturale. Se non sorpassiamo questo bagaglio culturale, difficilmente vedremo crescere in modo esponenziale i numeri delle ragazze che studiano le materie scientifiche. Io ho 3 figlie, la prima si sposta a studiare e sta studiando matematica, matematica pura, no? Io ho combattuto, dopo aver portato lo stereotipo di essere una che non era brava in matematica e brava con i numeri da sempre, ho imparato che c'era qualcosa che non andava, ho dato alle mie figlie le stesse possibilità. Ne avrò probabilmente una su tre o due su tre che studieranno materie più scientifiche, una vena più artistica, però lì si entra poi nello spazio dell'attitudine. Il vero punto è che dobbiamo andare a bilanciare i numeri e dobbiamo riuscire ad avere un 50% di donne che studiano, e dobbiamo alzare il numero delle donne che studiano prima. E poi, quando abbiamo alzato quel numero, dovremmo avere il 50% di quelle che studiano delle materie che siano scientifiche. O forse di più, perché ovviamente il mondo del lavoro si sposterà in quella direzione, noi dobbiamo forse studiare dove troveremo lavoro. Ecco, e qua si tratta comunque di un cambiamento radicale dall'età veramente, veramente giovane in questo senso. Intanto vorrei proporre ai nostri telespettatori un'altra statistica, a mio avviso altrettanto importante. Colgo l'occasione di sottolineare il fatto che comunque si tratta di un dato che è nettamente migliorato. Cartello 2, grazie. Ecco, questi sono gli ultimi dati della Consop e come possiamo vedere effettivamente c'è stata una crescita delle donne nei CDA. Ecco, delle aziende quotate a Piazza Affari, presenza nei CDA ha raggiunto, scusate, il 41%, però per quanto concerne AD, ovvero livello amministratore delegato, si tratta soltanto di 15 società che rappresenta il 2% di questo 41%, e ovviamente poi c'è il cosiddetto gender pay gap, questo è il numero in Italia. Ci tengo a ribadire per chi ci segue, avevo già spiegato all'inizio delle nostre dirette, precisamente si trova al 4,7%, noi abbiamo arrotondato al 5%. Tra poco ci torneremo sui numeri. Intanto, ecco, le volevo chiedere innanzitutto una valutazione, anche perché lei è stata coinvolta appunto anche in questo tipo di attività. C'è un netto miglioramento negli ultimi 10 anni. È sufficiente? È efficiente il cambiamento? Insomma, qual è la sua percezione? Allora, io sono infinitamente grata a Lella Golfo e ad Alessia Mosca che hanno combattuto per avere una legge che fosse una legge sulle quote di genere all'interno dei consigli di amministrazione, perché secondo me hanno regalato una cosa al paese, che era una fotografia diversa. Io ho iniziato lavorando per il mondo delle società quotate e non ricordo di aver mai incontrato una donna, cioè ero giovane, ma non ho mai incontrato una donna in questi consigli di amministrazione, erano popolati esclusivamente da uomini. Ora qualsiasi ragazza inizia a lavorare, incontra un consiglio di amministrazione, lavora in una società, guarda il proprio consiglio di amministrazione, trova una popolazione che è molto più bilanciata. Ecco, questo è sicuramente un cambio di fotografia. Se immaginiamo le fotografie su un muro, le possiamo vedere molto diverse. È questo sufficiente? E purtroppo secondo me non è sicuramente sufficiente perché, come dicevate bene, come mostravate bene, queste donne che hanno occupato posizioni all'interno dei consigli di amministrazione sono andate a coprire un tassello molto chiaro, che è il tassello dei consiglieri indipendenti e non esecutivi. Quindi in realtà sono donne che siedono nel consiglio, ma non esercitano quel potere di direzione, di strategia che noi ci immaginiamo nell'ambito appunto dei vertici aziendali. Il numero di donne ai vertici aziendali è scandaloso, se posso usare questo aggettivo. Sono probabilmente alcune sono aziende familiari o sono quindi sono dove le donne sono veramente azioniste anche. Rarissimi casi di donne che sono scelte per fare le CEO su aziende completamente pubbliche, come viene forse. E dove siamo? Siamo lontanissimi, perché non è solo un tema di vertice, ma è un tema di prima linea. Se noi andiamo a vedere dove gli amministratori delegati possono incidere, quindi nella scelta delle prime linee,
troviamo che le caselle normalmente ricoperte dalle donne sono quelle della funzione HR, della funzione comunicazione, cioè quei ruoli che sono sempre stati un po' più di dominio femminile. Pochissime sono le donne CFO, pochissime sono le donne che ricoprono ruoli di audit, strategia, cioè ruoli fortemente, magari ne troviamo qualcuno più nel legale, nella compliance, però diciamo che quelli che sono i ruoli di prodotto, di business, di grande spinta, diciamo così, per il mondo dell'azienda, sono tendenzialmente non ruoli femminili. E comunque il numero delle donne che siedono in queste prime linee è un numero che, diciamo, si aggira intorno al 10% come media, direi 10-15%. C'è da dire che tutti cominciano ad avere dei KPIs, cioè dei target, degli obiettivi che sono legati anche alla presenza femminile. E questo sta, diciamo così, un pochino aiutando. Resta il problema che i talenti vanno fatti crescere, no? Quindi è ok uscire sul mercato, trovare donne che ricoprano posizioni, però c'è un gran bisogno di far crescere i talenti interni. E qui c'è il tema grossissimo, che io credo sia il più grosso, che è quello dell'emorragia, cioè di quando le donne lasciano, cioè quell'età in cui non si guadagna abbastanza, sembra tutto troppo difficile, troppo lontano, ed è più facile lasciare che rimanere. Ecco, le volevo chiedere, lei ha toccato dei punti estremamente importanti a mio avviso, però se dovessimo concentrarci appunto sul mondo corporate, se vogliamo dirla anche sul mondo legal, almeno per quanto concerne gli studi esteri che operano in Italia, stiamo notando che comunque la presenza delle donne partner è veramente piccola. Per quale motivo? Nonostante il fatto che appunto sono veramente tutte queste società estere sono veramente impegnate nel campo di E&I, nel senso stanno, almeno secondo le loro parole, si stanno impegnando sotto questo punto di vista. Quindi le chiedo a suo avviso come mai? Si tratta di nuovo di competenze? No, si tratta sicuramente di competenze, però devo dire che si tratta di quello che dicevo prima, cioè c'è un momento in cui questi lavori sono stati e sono talmente demanding che diventano estremamente difficili da conciliare. C'è un tema di solidarietà, forse di fratellanza maschile, dove fa sì che spesso ci si senta sole, cioè io sono stata per 14 anni, 15 anni, l'unica socia donna in questo studio in Italia. Ho guidato la regione più grossa dello studio, ho guidato l'Europa per 5 anni e ero la prima donna a farlo, ma sono entrata e mi sono seduta in un consiglio che era il Consiglio europeo, e come la prima donna che ci entrava, mi ci si sono seduta a capo tavola, ma gestivo solo uomini. Cioè, non è proprio difficile arrivare, poi è difficile trovare lo spazio. Credo che sia un tempo, che sia stato un tempo molto, molto difficile. C'è anche questo tema della pressione sociale, no? Quando tu arrivi, hai figli, e quando qualcosa magari nella tua vita personale non va benissimo, è molto, molto facile che la prima cosa che le persone fanno attorno a te è dire: vedi, hai dato troppo tempo al lavoro, vedi, hai rinunciato a questo, vedi, hai rinunciato a quello. Questa parte qua è tantissimo difficile per una donna, è veramente difficile, è difficile conciliarla internamente, è difficile che ti permetta di mantenere quel livello di motivazione. E poi è un tema, secondo me, anche di difficoltà, secondo me, di conciliare, secondo me, alcune parti. Credo che le donne abbiano oggi la possibilità in realtà di fare benissimo questi studi, devono insistere, possono arrivare e quando arrivano devono essere loro stesse, perché poi c'è anche questo tema, no? Quanto arrivi, ci arrivi come te stessa, quanto invece ti sei omologata rispetto a un sistema che ti ha chiesto di essere completamente diversa o di essere fortemente legata a un modello maschile che non necessariamente è il modello di tutte noi. Ecco, le chiedo un'ultimissima domanda sul gender pay gap. Abbiamo visto poco fa dal cartello che attualmente in Italia si trova più o meno al 5%. Stiamo parlando ovviamente della differenza tra la busta paga donna, scusate, uomo in Italia. Ovviamente al 4,7% lo specifico di nuovo perché i miglioramenti vanno sottolineati. Ecco, non tutto è proprio nero, nero, nero in questo contesto. Quindi le chiedo, ecco, un parere su questa differenza. Mi sembra che ci sia anche una nuova legge che prevede la parità salariale. Sotto questo aspetto, qual è la sua valutazione? Ma quello che ho imparato in tanti anni di temi di cui mi sono impegnato sui temi di genere è che il gender pay gap è
la punta di un iceberg, nel senso che abbiamo tantissimi problemi da risolvere e quando tutti i problemi si saranno risolti e saremo arrivati alla meraviglia della meritocrazia, non dovrebbe esistere più il gender pay gap, no? Quindi oggi è ovviamente l'elemento che segnala la presenza di distorsioni, di mancanza di meritocrazia o di applicazione. Ho sempre faticato, e confesso che ancora lo fatico, a comprendere il numero esattamente, nel senso che ci sono tantissimi elementi, cioè ci sono donne, perché il vero punto è entri, si entra insieme, però poi effettivamente se uno va a guardare, i maschi hanno un'accelerazione di carriera, le donne hanno in una fase iniziale tendenzialmente magari più interruzioni legate alla vita personale, quindi hanno carriere più interrotte, c'è un tema di master, cioè a parità i maschi vanno a fare molto più spesso un master, quindi tornano più qualificati rispetto alle donne che privilegiano altre parti delle. Ecco, questa parte qua, secondo me, fa sì che il dato del gender pay gap, a mio giudizio, sia dato sempre un pochino spurio, cioè è veramente difficile andare a paragonare, no? Quindi dovresti paragonare curriculum identici, il momento di ingresso identico, la capacità di parlare magari lingue diverse, cioè ci sono talmente tante cose che io non sono mai certa che questo dato sia un dato correttamente calcolato. Quello che mi sembra di aver visto in tanti anni è che le donne forse guadagnano un po' meno, ma dove vorrei ricordare alle donne, quelle più giovani che ci ascoltano, è che devono chiedere di più, nel senso che il guadagnare meno è figlio del fatto che spesso anche in posizioni di ingresso le donne chiedono molto meno o non chiedono e accettano quello che gli viene offerto. Un consiglio che mi diedero tanti anni fa e che ho trovato sempre molto simpatico e ho lasciato a tutte quelle che ho incontrato è: chiedi a un tuo amico, cioè chiedi a un tuo amico come si comporterebbe, quanto chiederebbe, che cosa vorrebbe, perché obiettivamente ci sono diverse ricerche che mostrano che i maschi sono il 60% più ambiziosi di noi in termini di richiesta. Caspita, questo era un punto a mio avviso importante, bisogna prenderlo in considerazione, chiedere forse un consiglio ad un amico quando si tratta di trattare sui salari. Ultimissima domanda, ecco un suo proposito, un suo augurio per le donne, mi sembra che ha detto che è anche mamma di 3 figlie, che è veramente un dato spettacolare, considerando poi i numeri sulla natalità che abbiamo affrontato nel blocco precedente, quindi lei sicuramente ha contribuito verso le statistiche, per le statistiche positive. Le chiedo innanzitutto un augurio, un proposito per le donne e soprattutto che mondo vorrebbe lasciare per le sue figlie. Allora, il mondo che voglio lasciare ai miei figli è quello che cerco di creare ogni giorno, no? Quindi ogni tanto quando dico, mi dicono, ah, ma come mai dedichi così tanto tempo, ti impegni, liberi tempo per queste cose delle donne? E io dico sempre, questo è il giardino più bello che posso lasciare alle mie figlie, no? Combattere perché effettivamente loro, le loro amiche, tutte le ragazze della loro età abbiano un po' più di facilità di quella che abbiamo avuto noi. Poi se posso lasciare un consiglio, ne lascio uno molto semplice oggi, che è la giornata della donna, che è: ci insegnano da bambine a sognare in grande, no? Cioè non ci sono limiti. Poi ci insegnano che questi sogni non vanno bene, sono troppo ambiziosi, non sono conciliabili, forse sarebbe meglio fare un passo indietro, magari è il momento di ripensarci, magari ci possiamo fare un altro pensiero più avanti. Ecco, invece voi sognate sempre, ma sognate come quando avevate 7 anni, sognate in grande, sognate colorato e non permettete a nessuno di farvi portare via i vostri sogni. Meraviglioso, davvero. Grazie mille, Claudia Parzani, partner Linklaters. Grazie per essere stata con noi, grazie per il suo tempo, pazienza anche. Alla prossima occasione e buon 8 marzo, buona festa delle donne. Buona festa delle donne a tutte, grazie infinite.